ci provo. Ma sì, sì, diciamo mette a dura prova le coronarie. Buonasera e benvenuti al secondo incontro del 2024 del gruppo Astrofili del Monte Subasio. Questa sera diciamo abbiamo un doppio appuntamento. Arrivo, Cucino d'acqua. 15 minuti fa a Perugia. Il dottor Di Martino, che questa sera diciamo ci spiegherà il progetto Prisma e diciamo quello che ne comporta lo studio, ovvero lo studio diciamo dei bolidi e degli asteroidi, che per tracciarne diciamo l'orbita e capire anche poi dove trovarli per studiarli, dove possono andare diciamo, determinarne l'orbita e capire dove trovarli poi sul nostro pianeta. Quindi ringrazio per la presenza, non vi rubo altro tempo, anche perché già diciamo, mi sono preso io 10 minuti buoni, quindi vi ringrazio e do la parola al dottor Di Martino. Grazie, innanzitutto grazie appunto per l'invito a parlare in questa bellissima sala Assisi. E beh, come vi ha accennato il presidente, l'argomento della mia chiacchierata sarà appunto un po' rappresentare cos'è questo rischio asteroidi. Se avete sentito parlare, credo alcune volte anche nei media, della possibilità che la Terra, come gli altri pianeti del sistema solare, venga colpita da un corpo cosmico, beh, cercherò di fare un quadro esaustivo di questo problema, che anche se, ripeto, le probabilità sono molto basse che ciò avvenga, questa probabilità non è uguale a zero, ecco. Però, come faccio sempre, parto molto da lontano per vedere, farvi vedere dove ci troviamo nell'universo. Quella che vedete è la nostra galassia, anzi una ricostruzione, una galassia molto simile alla nostra, perché in quanto noi non possiamo fare un'immagine, ottenere un'immagine della Via Lattea in quanto vi abitiamo dentro. È come voler fare una foto di questo bel palazzo stando in questa stanza, però con delle tecniche particolari radioastronomiche nell'infrarosso è stato possibile ricostruire la struttura della Via Lattea, che è una galassia spirale con due bracci di spirale principali, un nucleo un po' allungato al centro da cui si dipartono appunto questi bracci, formata appunto da circa il 95% da stelle, da un 5% da gas e polveri, dalle nebulose, che sono i luoghi in cui tuttora si formano delle stelle. Noi abitiamo alla periferia della galassia, a circa 28.000 anni luce dal nucleo, 26-28.000 anni luce, e come tutta la materia che forma il disco della nostra galassia, che ha un diametro di circa 100.000 anni luce, il Sole con i suoi pianeti al seguito orbita attorno al nucleo della galassia a una velocità di circa 800.000 km all'ora, e per fare un giro completo attorno al nucleo della galassia impiega circa 250 milioni di anni. Questo è dove ci troviamo nella nostra galassia. La nostra galassia a sua volta fa parte del gruppo locale di galassie, il quale fa parte del superammasso adesso non mi ricordo il nome, come un superammasso di galassie formato da centinaia di galassie come la Via Lattea, galassie ellissoidali, sferoidali, irregolari. E veniamo al nostro sistema planetario, il sistema solare, costituito dal Sole, in cui si raccoglie circa il 98% della massa di tutto il sistema, dagli 8 pianeti maggiori, i 4 pianeti terrestri, Mercurio, Venere, Terra e Marte, i 4 giganti, Giove, Saturno, Urano e Nettuno, e da 4 per adesso, da 5 per adesso pianeti nani, compreso Plutone,
Cerere, che è l'oggetto più grande della fascia principale degli asteroidi, e altri oggetti scoperti negli ultimi 20 anni, Eris, Makemake, Haumea, che qui non compare, oggetti che hanno dimensioni paragonabili o leggermente superiori a quelle di Plutone, che è stato appunto degradato a pianeta nano, mentre Cerere da asteroide è stato promosso pianeta nano, appunto. Questo ha fatto arrabbiare molto gli americani, perché Plutone è l'unico pianeta che è stato scoperto al di fuori dall'Europa, quindi negli Stati Uniti, e hanno cercato ripetutamente di far tornare indietro la decisione dell'International Astronomical Union, che nel 2006 appunto definì Plutone pianeta nano, ma con risultati vani per adesso. E questi sono appunto una rappresentazione della fascia principale degli asteroidi e delle due nuvole di oggetti chiamati troiani. Sono nubi di asteroidi, sono circa 1 milione per nube, come tanto per darvi un ordine di grandezza sul loro numero, che precedono e seguono Giove nella sua orbita attorno al Sole. Questa è la fascia principale e questi 4 pianeti interni. E questi oggetti, i troiani, si trovano in una zona di equilibrio dinamico, cioè i cosiddetti punti lagrangiani L4 ed L5. E se voi congiungete il punto lagrangiano L4 e L5 il Sole e congiungete Giove, l'angolo che si forma tra la congiungente Sole-Giove, Sole punto lagrangiano, è di 60 gradi. Sono zone dinamicamente stabili, quindi questi oggetti sono rimasti lì dalla loro formazione. Come del resto gli asteroidi della fascia principale, però hanno subito una storia molto più complicata e più dinamica, diciamo. Molti di questi oggetti originari sono stati espulsi o al di fuori del sistema solare o nelle regioni interne, come vedremo. E non so se tutti voi sapete che esiste l'asteroide Assisi. L'asteroide Assisi fu scoperto nel 1994 da un collega tedesco dell'osservatorio di Tautenburg in Germania. E qui vedete l'orbita, qui sono i 4 pianeti interni, questa è l'orbita di Assisi e questa è l'orbita di Giove. Ha un diametro di poco inferiore ai 9 km e l'anno di Assisi è di 5 anni e 5 mesi circa. E qui vedete appunto la dedica che fu fatta. Assisi era la città natale di San Francesco e gli andò, fondò il primo ordine di Questua. I francescani sono tenuti a servire e predicare in tutto il mondo, vivendo in povertà e penitenza. Vagavano a piedi nudi, vestiti con un abito incappucciato, marrone e un cordone bianco. Questa è la dedica appunto che poi fu approvata dall'apposita commissione dell'International Astronomical Union, che appunto nomina, esamina appunto le proposte e nomina gli asteroidi. Abbiamo visto che la fascia di asteroidi è formata da milioni di piccoli pianeti. L'oggetto più grande è Cerere, che vediamo qui in una foto ripresa dalla sonda Dawn, che per un anno ha orbitato attorno a questo pianeta nano. E qui lo vediamo, e questa è Vesta, un oggetto di circa 500 km di diametro, confrontato con la Luna. La Luna ha un diametro di circa 3500 km. Vediamo che Cerere rappresenta circa il 40% di tutta la massa degli oggetti che compongono la fascia principale. Ma tutta la fascia principale è pari a circa il 3% della massa della Luna. Quindi sono tanti, ma in effetti la massa confrontata agli oggetti più grandi del nostro sistema planetario è abbastanza piccola, il 3% soltanto. E qui vediamo appunto due immagini riprese da questa sonda di cui ho parlato poc'anzi, che per un anno ha orbitato attorno a Vesta, poi è ripartita e è andata a visitare Cerere.
Vesta ha un diametro, dicevo, di circa 500 chilometri, è un protopianeta, cioè un pianeta che però non ce l'ha fatta ad accumulare altra materia che gli permettesse di raggiungere le dimensioni di Marte, della Terra, come del resto Cerere, e poi vediamo il perché. E vediamo che anche questo oggetto è butterato da crateri da impatto, e uno di questi ha dimensioni enormi, circa 400 chilometri, questa è un'immagine in falsi colori che rappresenta la parte rossa le zone più elevate, la zona azzurra la parte più depressa. E questo è il cratere che si trova al centro, questo picco che è alto 17.000 metri, causato appunto dal rimbalzo della superficie di questo oggetto al momento dell'impatto, che è poi rimasto congelato, come quando lanciate una pietra nell'acqua che si forma il picco d'acqua, no? E alcuni frammenti di questo impatto, prodotti da questo impatto, che sono stati schizzati nello spazio ad altissima velocità, vagano nello spazio interplanetario. Alcuni di questi pezzi arrivano sulla Terra, sono la maggior parte delle cosiddette acondriti, meteoriti particolari, di cui poi accennerò più avanti. Come sono fatti gli asteroidi? Beh, se hanno dimensioni inferiori a un centinaio di chilometri, hanno forme molto irregolari, come Gaspra e Ida. Questi sono i primi due asteroidi osservati da vicino da una sonda spaziale, la sonda che si visitò Giove alla fine degli anni Ottanta. Per arrivare a Giove attraversò appunto la fascia degli asteroidi, passando vicino a Gaspra, un oggetto di circa 25 chilometri, a Ida, un po' più grande, circa 40 chilometri. Vedete che la forma è molto irregolare. Mentre questo, un oggetto di circa 50 chilometri, fu visitato da vicino dalla sonda Near Shoemaker, che era diretta verso un altro asteroide, di quelli potenzialmente pericolosi, Eros. E la sorpresa fu che questo oggetto, la densità di questo oggetto è risultata di 1,3 grammi al centimetro cubo, quindi una densità di poco superiore a quella dell'acqua. E questa bassa densità cosa ci dice? Che questo oggetto ha una struttura spugnosa. E la dimostrazione di questo asserto è questo cratere. Questo cratere è stato prodotto da un impatto che, se l'oggetto fosse stato monolitico, sarebbe stato distrutto. Invece la struttura, diciamo, spugnosa, fra virgolette, di questo asteroide ha assorbito l'onda d'urto e quindi ha impedito che l'oggetto venisse distrutto. Da dove arrivano gli asteroidi potenzialmente pericolosi? Beh, dalla fascia principale, che qui vediamo rappresentata in questo disegno. E vi ricordo che la fascia principale degli asteroidi è un enorme anello che circonda il Sole, che ha una larghezza pari a circa di poco inferiore a due volte la distanza Terra-Sole, circa 287 milioni di chilometri. Quindi è una struttura molto, molto ampia e molto articolata, come vedremo. Non è una distribuzione uniforme, ci sono zone in cui sono addensamenti di asteroidi e altre in cui ci sono praticamente dei vuoti. E come mai qui, appunto, in questa zona dello spazio interplanetario non c'è un pianeta come Marte o come la Terra? Cosa ha impedito l'aggregazione di questi oggetti, questi planetesimi, per portare alla formazione di un pianeta di quelli normali, diciamo? È stato Giove. Giove è un pianeta che, quando si formò il Sistema Solare 4 miliardi e mezzo di anni fa, si aggregò in maniera molto rapida. In pochi, si stima in 10-20 milioni di anni, Giove già aveva una struttura simile a quella attuale. E quindi la sua intensa gravità ha perturbato le orbite di questi planetesimi, che originariamente erano praticamente circolari, quindi
quando avvenivano degli incontri, questi incontri erano accrescitivi, cioè un oggetto si appiccicava all'altro e man mano si sarebbe accresciuto se Giove non avesse disturbato le orbite di questi oggetti, rendendole più ellittiche. Rendendole più ellittiche ha fatto sì che gli incontri avvengono a velocità più elevate, intorno ai 5-6 km al secondo. A queste velocità, quando gli impatti avvengono, se gli oggetti hanno dimensioni simili, gli impatti sono distruttivi, cioè avvengono delle collisioni catastrofiche che portano alla distruzione del bersaglio e anche dell'impattore, chiaramente. È iniziata così la cosiddetta evoluzione collisionale degli asteroidi, che ha causato in pratica lo svuotamento della fascia asteroidale originaria, espellendo dei frammenti al di fuori del sistema solare con meccanismi abbastanza complessi, meccanismi dinamici, oppure iniettando dei frammenti nelle regioni interne, ed ecco dove arrivano appunto gli asteroidi potenzialmente pericolosi, meccanismo che tuttora è in atto. Difatti abbiamo stimato che la vita media di un asteroide che viene espulso dalla fascia principale e iniettato nelle regioni interne dell'ordine di qualche decina di milioni di anni. Il fatto che esistano, ed esistano molti di questi oggetti che bazzicano nelle parti interne del sistema solare, cioè tra Marte e il Sole, sta a significare che questa popolazione di oggetti viene continuamente rifornita, in quanto la loro vita è molto breve, il fatto che ci siano vuol dire che continuano ad arrivare. Cosa accade quando appunto si verifica un impatto? L'oggetto viene frammentato, i frammenti partono a una certa velocità. Se questa velocità è superiore alla velocità di fuga dal corpo principale, questi oggetti si disperdono nello spazio e continuano ad orbitare attorno al Sole con un'orbita che è molto simile, che ricorda quella del corpo progenitore. Se invece la velocità di espulsione è inferiore a quella di fuga, questi oggetti ricadono su se stessi e vanno a formare un mucchio di sassi o rubble pile, oggetti appunto che sono tenuti assieme dalla reciproca gravità. E di questi oggetti le sonde spaziali ne hanno osservati già diversi. Ecco, qui poi continua l'arrivo di materiale che va a formare appunto una coperta di materiale molto piccolo che è chiamata regolite. Ed uno di questi è Bennu. Bennu è un asteroide che di quelli che orbitano le regioni interne del sistema solare e che ha un diametro di 500, di poco più di un mezzo chilometro, che non è altro che un mucchio di sassi. E queste immagini sono state riprese dalla sonda della NASA Osiris-Rex, che ha prelevato dei campioni che ha riportato a terra, che adesso sono sotto analisi in vari laboratori. Ma questa idea del mucchio di sassi ce l'ebbe anche Walt Disney negli anni 50, qui vedete questo fumetto in cui si vede Paperon de Paperoni che va a esplorare alla ricerca di oro gli asteroidi, manda Paperino in esplorazione e finisce appunto su un rubble pile, un asteroide mucchio di sassi, diciamo. E cosa accade appunto a questi frammenti che nel caso appunto che si disperdono nello spazio? Dapprima, nei primi tempi appunto viaggiano abbastanza raggruppati, ma col passare del tempo le orbite cominciano a sparpagliarsi, ma notate che la loro elliticità e poi anche la loro inclinazione
ricorda quella del corpo, e anche il semiasse maggiore ricorda quello del corpo progenitore. E questo lo vediamo in questa immagine, in questo grafico, in cui in ascissa c'è la distanza dal Sole in unità astronomica. L'unità astronomica è la distanza Terra-Sole, 150 milioni di chilometri, quindi qui siamo a 300 milioni, qua a oltre 450 milioni. Ogni puntino è un asteroide, mentre in ordinate, nell'asse verticale, possiamo mettere l'eccentricità, cioè di quanto è allungata l'orbita, oppure l'inclinazione dell'orbita rispetto all'eclittica, cioè al piano orbitale della Terra. E vediamo che la distribuzione di questi oggetti non è uniforme, come dicevo. Ci sono delle zone in cui non esiste alcun oggetto, sono le cosiddette risonanze di moto medio, mentre altre zone presentano degli addensamenti. Queste sono le cosiddette famiglie di asteroidi, cioè sono i frammenti di collisioni catastrofiche avvenute nel passato. Ecco, se un oggetto si trovasse in queste risonanze, in queste zone, ad esempio qui effettuerebbe tre orbite attorno al Sole, mentre Giove, che si trova nella parte esterna, ne effettua uno. Se si trovasse qui, due orbite attorno a Giove e attorno al Sole, mentre Giove ne fa una sola. Questa configurazione dinamica fa sì che gli oggetti che si trovano a questa distanza dal Sole subiscono delle fortissime perturbazioni, per cui vengono espulsi, come dicevo, o al di fuori del sistema solare o verso le regioni interne, e vanno appunto ad alimentare la popolazione dei cosiddetti near Earth asteroidi, cioè gli asteroidi che hanno un'orbita che attraversa quella dei pianeti interni, Marte, Terra, Venere. Dalle simulazioni che abbiamo fatto risulta che circa il 70% di questi oggetti che prendono questa strada finisce sul Sole. E qui vediamo appunto una famiglia che è mozzata, diciamo, no? Alcuni di questi asteroidi erano finiti in questa zona, cioè avevano caratteristiche orbitali che li ponevano in questa zona, e appunto le perturbazioni di Giove hanno fatto sì che questi venissero espulsi da questa, in tempi relativamente brevi su scala astronomica, da questa regione, quindi ripeto, o sparandoli fuori o sparandoli verso le regioni interne. E questo è un altro oggetto, un altro mucchio di sassi, questo asteroide che si chiama Ryugu, che fu, adesso qui però non ci vedo, ah no, ecco, no, fatto, volevo far partire il filmato, non so se riesco a farlo partire, c'è anche la musica qua. Ecco, questo questa sonda si è... Sono le straordinarie, ecco, immagini riprese, quindi, dalla sonda giapponese Hayabusa 2 durante il primo tentativo di prelievo di un campione di suolo dall'asteroide Ryugu, avvenuto con successo il 22 febbraio scorso dopo diverse prove preliminari. Nel video, che qui vediamo velocizzato 5 volte rispetto all'originale, si può apprezzare bene il momento in cui la base del tubo campionatore lungo 1 metro tocca la superficie e i detriti sollevati dal contemporaneo lancio di un proiettile all'interno del tubo. Alcune particelle dovrebbero essere state raccolte dalla sonda, ma si saprà con certezza solo fra un paio d'anni, quando la capsula che le contiene tornerà a terra. E quel febbraio... Questa impresa è la piccola telecamera di controllo CAM-H, collocata su... Questa è l'ombra della sonda proiettata grazie alle donazioni di molti appassionati entusiasti di questa missione che riserva veramente tante emozioni. E qui vediamo appunto il contenitore dei frammenti arrivato a terra. Ecco qui cosa ha raccolto questa missione. Il febbraio di cui parlava appunto nel filmato è il febbraio di 4 anni fa. Una missione analoga è quella della NASA, Osiris-Rex, anch'essa ha campionato un altro asteroide, l'asteroide Bennu che abbiamo visto prima, e anche qui c'è un filmato.
In questo caso, nel caso della missione giapponese, il campionatore ha sparato un proiettile che ha sollevato le frammenti. In questo caso invece è stato un violento soffio di azoto che ha fatto sollevare questi frammenti, che poi sono stati catturati, vedete, dal raccoglitore, poi inseriti in questa capsula che il 24 settembre dell'anno scorso, durante un passaggio ravvicinato della sonda alla Terra, è stata sganciata, è stata raccolta nel deserto di Mojave, nello Utah. Per adesso questi campioni sono sotto analisi. E queste sono delle immagini riprese sia dalla sonda giapponese Hayabusa 2 dell'asteroide Ryugu e dalla sonda Osiris-Rex dell'asteroide Bennu, in cui si vedono questi sassolini bianchi. Questi non sono altro che pezzi di Vesta che sono stati espulsi durante quell'impatto che ha creato quell'enorme cratere, e nel loro viaggio interplanetario sono finiti per incocciare su questi due asteroidi. Voi mi chiedete come si fa a sapere che questi sassi arrivano da Vesta. Ebbene, lo spettrometro a bordo della sonda ha fatto lo spettro di questi oggetti, che risulta identico a quello di Vesta fatto dalla sonda, dai telescopi da Terra, oppure dalla sonda Dawn durante il suo anno di esplorazione di questo asteroide. Quanti sono gli asteroidi potenzialmente pericolosi? Beh, questo è aggiornato all'altro ieri. Qui vedete gli anni dal 1980 fino ad oggi, e questi sono il numero di asteroidi finora scoperti. Beh, gli asteroidi near Earth, cioè oggetti che hanno orbite che sono all'interno dell'orbita di Marte, ne conosciamo più di 35.000, e ne esistono quasi 11.000 con dimensioni superiori a 140 metri. Cosa significa questo limite a 140 metri? Significa che oggetti con dimensioni inferiori praticamente vengono, sì, buona parte distrutti dall'attraversamento dell'atmosfera, quindi diciamo l'atmosfera è un buono scudo per oggetti con dimensioni inferiori al centinaio di metri, ma oggetti più grandi l'atmosfera praticamente non la vedono, vengono sbruciacchiati un po' in superficie, ma arrivano quasi completi a impattare sulla superficie terrestre. E vedete che gli oggetti con dimensioni superiori al chilometro ne esistono 859, sono quegli oggetti che se impattassero sulla Terra causerebbero degli sconvolgimenti a livello globale. E poi ci sono i cosiddetti PH, Potentially Hazardous Asteroids. Cosa sono? Sono asteroidi che passano a distanze dalla Terra inferiori a 7 milioni e mezzo di chilometri ed hanno un diametro superiore o uguale a 140 metri. E di questi ne conosciamo 2417, di cui 152 con dimensioni superiori al chilometro. Si stima che oggetti con dimensioni superiori al chilometro siano 1000-1100, quindi esistono ancora circa 200 che sappiamo che ci sono, però non sappiamo ancora dove sono. Per questo motivo sono in corso campagne di scoperta, perché se noi scopriamo un oggetto possiamo determinare l'orbita e sapere nell'arco di centinaia di anni qual è l'evoluzione della sua orbita. E sono oggetti che hanno velocità relative alla Terra che possono andare dai 10 ai 70 km al secondo nel caso delle comete, ma la velocità tipiche degli asteroidi sono intorno ai 15-20 km al secondo, il che vuol dire 20 km al secondo sono più di 70.000 km all'ora. Ricordo che il fucile o il cannone che spara più veloce spara a una velocità di 1,5 km al secondo, quindi si tratta di velocità
di un ordine di grandezza 10 volte superiore a quelle di, appunto, di un fucile o di un cannone. Questo è il quadro. Ecco, come vedete, dagli anni 2000 il tasso di scoperte è aumentato in maniera esponenziale, in quanto sono entrati in funzione diversi programmi di ricerca, specialmente negli Stati Uniti, ma adesso anche in Europa. Parliamo di Apophis. Questo fu un oggetto che fu scoperto quando ci fu lo tsunami dell'Oceano Indiano e fu calcolata una probabilità di impatto con la Terra del 3%, molto alta, e impatto che sarebbe avvenuto il 13 aprile 2029. Beh, un oggetto di circa 350 metri di diametro, e un suo impatto provocherebbe un'esplosione con un'energia di 400 megaton, circa 25.000 volte l'energia della bomba di Hiroshima. Ma le osservazioni radar, che è una tecnica che ci permette di determinare con estrema precisione l'orbita di un asteroide, ha escluso questa possibilità, ma comunque Apophis passerà dalla superficie terrestre a soli 30.000 km di altezza, quindi al di sotto dei satelliti geostazionari, quelli per telecomunicazioni o per i satelliti meteo, e sarà visibile perché ci sarà ad occhio nudo, sarà luminoso grosso modo come la stella polare e si muoverà lentamente rispetto alle stelle fesse. Il suo passaggio ravvicinato sarà poco prima di mezzanotte del 13 aprile, quindi tra 5 anni. Ed ecco qui un'immagine di Apophis ottenuta con il radar. Il radar, oltre a permetterci di determinare con estrema precisione le orbite, ci permette anche di fare delle vere e proprie immagini degli asteroidi che passano vicino alla Terra. Questa fu un'immagine che fu ottenuta nelle prime osservazioni radar. Successivamente, vedete, abbiamo ottenuto immagini più dettagliate, qui addirittura si vede un cratere da impatto su Apophis. E questa che vedete è la faccia nascosta della Luna, cioè è completamente saturata da crateri da impatto. Ed è come apparirebbe la Terra se sulla Terra non ci fosse l'atmosfera, non ci fossero gli oceani e non ci fosse il moto dei continenti, che fa sì che questi zatteroni che galleggiano sul mantello terrestre finiscono uno sotto l'altro, cancellando quindi le tracce più antiche causate appunto da impatti di corpi cosmici. Invece sulla Luna, che è un corpo che non ha né atmosfera né oceani né moti tettonici, e sono registrati tutti gli impatti che sono verificati dalla sua formazione, cioè circa 4 miliardi e mezzo di anni fa. E questa è la mappa dei crateri da impatto conosciuti sulla Terra, sono circa 190, sono zone in cui, vedete, sono degli addensamenti. E queste sono zone dette cratoniche, sono zone della crosta terrestre, sono le più antiche, che quindi appunto si ricordano dei segni anche fino a 2 miliardi di anni fa. Non conosciamo crateri che hanno un'età superiore a 2 miliardi di anni, quindi tutti quelli precedenti sono stati cancellati o dall'erosione o dalla sedimentazione, cioè ricoperti da sedimenti, oppure erano in zone dei continenti che sono finite sotto un altro continente, chiaramente cancellando tutte le tracce. E poi ricordiamoci che la Terra è ricoperta per circa i 2/3 dagli oceani, quindi conosciamo con certezza soltanto un cratere sottomarino, che è questo Mjolnir, tra Capo Nord e le isole Svalbard. Ce n'è uno sospetto qua in Sud America, ma ancora non c'è certezza di questo. Avete visto appunto che ci sono zone in cui ci sono addensamenti di crateri, quindi uno direbbe, ma c'è qualcuno che fa tirassegna in quelle zone? No, la dimostrazione è data da questa mappa
in cui si vedono le esplosioni registrate, che risale appunto al 27 maggio scorso, che registra le esplosioni avvenute in atmosfera causate dall'interazione con corpi cosmici. Vedete questa rossa, il bolide di Chelyabinsk, che il 15 febbraio del 2013, lo vedremo tra poco, esplose sulla verticale della città di Chelyabinsk, provocando un po' di feriti e molti danni. Questo pallino che vediamo qui invece è del 18 maggio scorso, un superbolide che ha attraversato i cieli della Spagna occidentale e del Portogallo settentrionale. E vedete che la distribuzione praticamente è uniforme, non ci sono zone privilegiate, ecco. Beh, il cratere, uno dei crateri più famosi è quello di Chicxulub, che ha un'età di 65 milioni di anni, che si trova a nord della penisola dello Yucatan, che fu scoperto grazie alle misure gravimetriche fatte dalla Compagnia Petrolifera Messicana, che rilevò queste anomalie, e poi questi dati elaborati al computer hanno portato a questa immagine in falsi colori in cui si vede un cratere multiring, cioè due anelli concentrici, con il tipico picco centrale, diametro 180 km. Ecco, il rapporto di dimensioni tra il proiettile e il cratere varia da 10 a 20, cioè un asteroide di un chilometro che impatta sulla Terra può formare un cratere che va da 20 a 30 km di diametro. Chiaramente tutto dipende dalla velocità, in quanto l'energia cinetica va con il quadrato della velocità. Quindi un cratere di 180 km può essere stato prodotto dall'impatto di un oggetto che poteva essere intorno ai 10 km di diametro. Ecco. Immaginate l'Everest che arriva sulla Terra a una velocità di 70.000 km all'ora, ciò che può causare, non solo localmente ma su scala globale. E che gli effetti di questo evento hanno interessato tutto il globo terrestre ce lo dimostra lo strato di Gubbio, che si trova qua a due passi nella gola del Bottaccione, e questo straterello scuro dello spessore di pochi centimetri, che ha un'età di 65 milioni di anni, quindi uguale a quello del cratere di Chicxulub, che ha la particolarità di contenere un'alta percentuale di iridio. L'iridio è un elemento del gruppo del platino, un elemento pesante che sulla crosta terrestre è molto raro, in quanto quando la Terra si formò era fluida, quindi gli elementi più pesanti sono sprofondati nel nucleo, andando a formare il nucleo metallico del nostro pianeta. E mentre sugli asteroidi, che sono oggetti formati dal materiale originario della nebulosa protoplanetaria, che non è stato, diciamo, disturbato da eventi di riscaldamento e quindi di differenziazione, almeno per gli oggetti più piccoli, la quantità di iridio è quella originaria, quindi superiore a quella presente sulla crosta terrestre. Inoltre una caratteristica è, ecco, qui gli strati geologici sono ribaltati, quelli più recenti sono sotto e quelli più antichi sopra. Beh, negli strati precedenti l'impatto, cioè precedente 65 milioni di anni fa, sono presenti molti microfossili visibili al microscopio, mentre nelle zone successive, negli strati geologici successivi, i microfossili sono praticamente assenti, ma poi cominciano ad aumentare di numero col passare del tempo. Questo a dimostrazione che l'ecosistema terrestre fu sconvolto, e questo portò all'estinzione di una grande quantità di animali, i più famosi sono i dinosauri, e qui vediamo appunto in questo grafico le estinzioni che si sono verificate negli ultimi 300 milioni di anni, quindi tempi relativamente brevi rispetto ai 4 miliardi e mezzo di vita del nostro pianeta. E qui vediamo che alcuni di questi picchi di estinzione coincidono con alcuni, l'età coincide con quella di alcuni crateri da impatto, primo fra tutti appunto Chicxulub.
in cui si passò dall'epoca dal Cretaceo al Terziario, ma l'estinzione più tragica, diciamo, fu quella che si verificò 252 milioni di anni fa, quando si passò dal Permiano al Triassico, dove oltre il 70% delle specie viventi scomparvero dal nostro pianeta. Un'altra cosa, l'impatto di questo che provocò il cratere Chicxulub, diciamo, ha fatto sì che dall'era dei dinosauri si passasse all'era dei mammiferi. Quindi, se stiamo qui a raccontarcela, possiamo forse dire grazie a questo impatto, in quanto i mammiferi, appunto, da quel periodo, da questa data, cominciarono a svilupparsi poi fino alle forme superiori, si fa per dire, dell'uomo. E, ecco, però il problema è che di questo cratere non c'è la pistola fumante di questa estinzione, cioè non sappiamo se è stata dovuta a un impatto oppure da altre cause. Sono altre estinzioni che non coincidono con crateri da impatti, che sono state provocate da altre cause, come variazioni climatiche abbastanza rapide oppure un'intensificazione dell'attività vulcanica sul nostro pianeta, che ha, diciamo, variato le condizioni dell'atmosfera, cambiando appunto le condizioni climatiche della Terra. Un possibile colpevole potrebbe essere l'oggetto che creò questo possibile cratere da impatto, che ha un diametro di 500 km, ho detto possibile, non è stato ancora accertato, che si trova sotto uno spessore di circa 2000 metri di ghiaccio. Beh, questo è possibile cratere, è stato individuato da una sonda che ha fatto le misure gravimetriche del nostro pianeta. Qui ha osservato un'anomalia gravimetrica che corrisponderebbe a un affossamento di 500 km, un possibile cratere da impatto, ma finora questo non è stato confermato, lo vediamo qua. Qui faccio una rapida carrellata di crateri da impatto. Il più grande che conosciamo è Vredefort in Sudafrica, 300 km di diametro. Questo che vediamo non è il cratere completo, ma è soltanto il picco centrale eroso, e si trova qui a circa 100 km a sud-ovest di Johannesburg. Un altro è Morokweng, un cratere di circa 150 km di diametro, con 144 milioni di anni di età. E queste che vedete sono rocce causate dall'impatto, cioè queste sono mega brecce, cioè frammenti di roccia prodotti dall'impatto che poi sono stati conglomerati da questo materiale più scuro. E poi in questa zona sono presenti molti coni di frattura o shatter cones, cioè le rocce quando vengono fratturate sotto l'effetto di una pressione di circa 8-10 gigapascal, subisce una metamorfosi che fa sì che i frammenti assumano questa forma appunto conica con queste caratteristiche striature. Se quindi noi individuiamo una struttura circolare e al suo interno troviamo rocce di questo genere, possiamo essere sicuri che si tratta di un cratere da impatto. Un altro cratere da impatto, appunto, qui siamo in Australia, Gosses Bluff, 22 km di diametro. Questo che vedete è il picco centrale, questo è molto eroso, 142 milioni di anni fa, diametro 22 km. Questo invece è vicino a noi, è il cratere di Ries in Baviera, a circa 150 km a nord-ovest da Monaco, e qua all'interno c'è la città medievale di Nördlingen, e qui è vicino al cratere di Ries c'è un altro piccolo cratere 4 km di diametro, Steinheim, e qui vediamo appunto anche qui un villaggio e il picco centrale. Se capitate da quelle parti è interessante andare a vedere questa cittadina, dove c'è un bellissimo museo
appunto, che, in cui sono presenti campioni di rocce della zona, tectiti come le moldaviti, che non sono altro che rocce fuse dall'impatto, che furono schizzate nello spazio, sono solidificate, sono cadute e furono trovate in Moldavia, per cui hanno preso il nome di moldaviti, molto belle, di un colore verde smeraldo. E inoltre all'interno del cratere si trova la Suevite, che è una roccia, vedete, un conglomerato, chiamiamolo, è una breccia da impatto in cui sono presenti dei clasti, dei frammenti di roccia e di vetro, vetro da impatto, questi neri, di cui è fatta la cattedrale di Nördlingen. Poi il famoso Meteor Crater è abbastanza giovane, 50.000 anni, 1,2 km di diametro, qui vedete confrontato con le piramidi, prodotto dall'impatto di un oggetto metallico di circa 80 metri di diametro. Qui siamo in Australia, Wolf Creek, anche questo 900 metri, 300.000 anni di età, anch'esso qui vediamo il materiale espulso al momento dell'impatto da un oggetto metallico. Ma qual è la frequenza degli impatti? Dipende dalla loro dimensione, più sono grandi meno ce ne sono, quindi è meno probabile che ce ne arrivino addosso. In questo grafico vediamo appunto che per oggetti che possono produrre un evento KT, come Chicxulub, la probabilità che si verifichi è uno ogni qualche centinaio di milioni di anni. Ma per oggetti più piccoli vedete che la frequenza aumenta. Per un oggetto come quello che provocò la distruzione di Tunguska si stima che un evento di questo genere si verifica una volta ogni qualche secolo, mentre per oggetti più piccoli chiaramente la frequenza aumenta. Per corpi di circa 10 metri, e più di 10 eventi all'anno. Ma se noi osservassimo un oggetto, scoprissimo un oggetto che è in rotta di collisione con la Terra, possiamo fare qualcosa? In teoria sì, ma anche in pratica. Cioè possiamo cercare di deviare questo oggetto se le sue dimensioni sono relativamente piccole, cioè dell'ordine di qualche centinaio di metri. Per oggetti più grossi non c'è speranza, diciamo, di poterlo deviare. Un esperimento del genere è stato effettuato nel settembre di 2 anni fa, quando una sonda della NASA si è schiantata contro un piccolo oggetto di 180 metri di diametro, che è satellite di un altro un po' più grosso, di circa 700 metri di diametro. Ebbene, questo impatto ha modificato l'orbita di questo oggetto, quindi dimostrando che è possibile spostare un piccolo asteroide dalla sua rotta di collisione con la Terra. E qui vediamo il filmato dell'avvicinamento della sonda. Vedete, l'oggetto più grande è il corpo principale, Didymos, mentre questo è il target, l'obiettivo dove si schianterà questa sonda. Queste sono proprio immagini riprese poco prima dell'impatto. 24 settembre 22. Ecco qua. Vedete, non ha fatto in tempo a mandare l'immagine completa. E queste sono immagini riprese dalla sonda che ha sparato questo proiettile molto massiccio, e queste immagini riprese dal telescopio spaziale Hubble e dal James Webb Space Telescope. Adesso, il prossimo ottobre, ecco, il periodo orbitale di Dimorphos, che è il piccolo oggetto su cui si è scantata la sonda, prima dell'impatto era di 11 ore, 55 minuti e 18 secondi, cioè il periodo orbitale attorno a Didymos. Dopo l'impatto questo periodo di rivoluzione è diminuito di oltre mezz'ora, a significare appunto che la botta è stata sentita, ecco.
Quindi progetti di questo genere è possibile deviarlo. Se l'oggetto è scoperto con un congruo tempo di anticipo, cioè qualche anno, diciamo, in modo da poter organizzare una missione del genere. Un'altra tecnica un po' più sofisticata, non ancora sperimentata, è quella del trattore gravitazionale. In cosa consiste? Quindi, questo è un esperimento fatto solo a tavolino, però facendo i conti. Cioè, se noi vedessimo un oggetto di dimensioni, sempre dell'ordine di qualche centinaio di metri in rotta di collisione con la Terra, potremmo avvicinargli una sonda massiccia che entra in interazione gravitazionale con questo oggetto, e questa sonda, accendendo i motori, potrebbe trascinarcelo lentissimamente, trascinarcelo dietro. La debole attrazione gravitazionale del trattore, i cui motori garantiscono il mantenimento della posizione, impartisce un'accelerazione continua all'asteroide nella direzione voluta. Però chiaramente, per fare operazioni del genere, sarebbe necessario avere a disposizione anni. Quindi il rischio asteroide è un rischio molto particolare, altamente improbabile su tempi scala non politici, altamente distruttivo, potrebbe provocare milioni di morti. Ecco, l'unico vantaggio che ha è che è prevedibile, a differenza dei terremoti e di altre catastrofi naturali. Le forme di difesa eventuali andrebbero chiaramente organizzate a livello mondiale, ma visto l'aria che tira, credo che... Qualcuno spera nell'asteroide. E parliamo un attimo di Tunguska, l'evento che si verificò il 30 giugno, all'alba del 30 giugno del 1908. Questo oggetto di circa, si stima, 60 metri di diametro, che esplose a una quota di circa tra i 6 e gli 8 chilometri, devastando circa 2200 chilometri quadrati di taiga siberiana. Ecco cosa vide Kulik, un geologo di Leningrado, che riuscì ad arrivare in zona nel 20 anni dopo l'evento, cioè tutti gli alberi abbattuti uno parallelo all'altro, e soltanto nell'epicentro gli alberi sono rimasti in piedi e completamente deramificati. E questo è un albero sopravvissuto, vedete che mostra, diciamo, la ferita subita dall'onda di calore causata dall'esplosione. E la cosa interessante da notare sono gli anelli di accrescimento. Prima dell'evento erano molto fitti, per il fatto che questo albero era soffocato dagli alberi vicini, ma l'esplosione ha distrutto, ha abbattuto gli alberi vicini, lui è riuscito a sopravvivere, per cui poi negli anni successivi è cresciuto in maniera abbastanza rigogliosa. Vediamo gli anelli molto larghi, che poi col tempo vanno a restringersi perché la foresta circostante è ricresciuta e quindi ha risoffocato l'albero. E questa è l'area della devastazione, ripeto, 2200 km quadrati sovrapposta a Roma. Quindi un evento del genere potrebbe portare alla distruzione di città di milioni di abitanti. Oggetto, ripeto, piccolo, circa dell'ordine di 60 metri. Un altro evento molto energetico si verificò il 12 febbraio 47 nell'estremo oriente siberiano, quando una pioggia di pezzi di ferro si abbatté in una regione circa 400 km a nord di Vladivostok, provocando più di 100 crateri, il più grande dei quali di una trentina di metri. E chiaramente lì non c'erano macchine fotografiche, quindi un pittore che fu testimone dell'evento effettuò questi due dipinti. E queste sono due delle meteoriti conservate al Museo Geologico di Mosca. Questa è il pezzo più grosso ritrovato, che pesa circa una tonnellata e 700 kg di ferro con una percentuale di nichel intorno al 10%. Ma come mai arrivano pezzi di ferro sulla Terra?
se in genere appunto i pianeti ci appaiono rocciosi? Beh, perché questi pezzi di ferro sono il risultato della distruzione catastrofica di asteroidi di grosse dimensioni, quindi differenziati, come la Terra. Cioè questi oggetti di grosse dimensioni quando si formarono erano allo stato praticamente fluido, per cui gli elementi più pesanti sono precipitati nel nucleo, creando un oggetto fatto a cipolla, se vogliamo. Gli elementi più pesanti all'interno, gli elementi più leggeri, man mano che si va verso la superficie. Un impatto che distrugge un oggetto del genere distrugge anche il nucleo metallico, è il motivo per cui sulla Terra possono arrivare pezzi di ferro. E veniamo all'evento di Chelyabinsk, 15 febbraio 2013, quando un superbolide, che qui vediamo in queste immagini riprese da delle telecamere che i russi hanno, la maggior parte dei russi ha telecamere a bordo per portare a testimonianza in caso di incidente. Bene, questo evento che ha sviluppato un'energia di 500 kiloton, quindi mezzo megaton, un kiloton corrisponde a l'energia sviluppata dall'esplosione di una tonnellata di tritolo, quindi 500.000 tonnellate di tritolo, quindi un'energia enorme, esplosione avvenuta a circa 25 km d'altezza sulla verticale di Chelyabinsk. Vedete qui un capannone che è stato semidistrutto, questi sono i vetri delle vetrate del teatro di Chelyabinsk, e qui vediamo i vetri della città furono completamente distrutti, feriti circa 1600, più di 1600, ma non dalle meteoriti cadute. La gente ha visto il lampo, stava albeggiando, è andata a vedere cosa era successo alla finestra, è arrivata l'onda d'urto, ha rotto i vetri, quindi le schegge di vetro hanno ferito le persone, e danni stimati intorno ai 30 milioni di euro. Beh, questo oggetto era un po' più grande di questa stanza, 17-20 metri, e una massa di 11.000 tonnellate, è arrivato a una velocità di 18,6 km al secondo, 67.000 km all'ora, energia mezzo megaton. E tutta la zona da Chelyabinsk fino a 70 km a ovest, l'oggetto arrivava da est, grosso modo, era cosparsa da meteoriti come queste, ma in un lago a 70 km appunto a ovest di Chelyabinsk apparve questo buco nel ghiaccio. Il lago era febbraio, quindi il lago era ghiacciato, un buco di 7 metri, da cui qualche mese dopo è stato estratto questo bestione, una meteorite di 654 kg, una meteorite rocciosa, il pezzo più grosso, in quanto quando avvengono questi oggetti si frammentano nell'atmosfera, i pezzi più grossi vanno più avanti di quelli più piccoli, come quando voi prendete una manciata di sabbia e sassi, i sassi vanno più avanti della sabbia, no? Tanto per fare un esempio terra-terra. E se non fosse caduto dentro il lago? E finiva a terra, faceva un piccolo cratere. Piccolo? Sì, perché gli oggetti quando sono di dimensioni relativamente piccole vengono praticamente frenati dall'atmosfera, quindi la velocità cosmica originaria di 15, di quanti chilometri al secondo erano, quasi 20 chilometri, viene rallentato e poi alla fine vengono giù quasi in caduta libera. Questo è Chelyabinsk e questo è il lago Chebarkul, dove è stato trovato quelle mega meteorite. E la cosa interessante è che qui in questa Ozersk c'è la più grande fabbrica di bombe atomiche dell'ex Unione Sovietica e adesso della Russia. Quindi se un evento del genere fosse verificato durante i periodi caldi della Guerra Fredda potrebbe aver provocato qualche guaio. Infatti risulta che circa due volte il famoso telefono rosso Washington-Mosca fu attivato a causa di eventi simili, no, non così potenti, ma simili a questo.
Ma cosa accade quando un corpo cosmico, un meteoroide, incoccia con la nostra atmosfera? Beh, i primi sintomi si cominciano a sentire intorno ai 120 km d'altezza, anche se l'atmosfera è molto tenue, però a queste velocità l'atmosfera si fa sentire. Quindi il primo effetto che subisce l'oggetto è la pressione. In pratica si crea un'onda d'urto che si riflette all'interno del corpo creando degli stress che generano la sua frammentazione. Quindi la prima cosa che succede, l'oggetto si frammenta in vari in pezzi più piccoli che continuano a viaggiare a velocità un po' più bassa, ma a velocità sempre elevate, tali da fondere la superficie di questi oggetti. Fusione molto superficiale, in quanto il calore a queste velocità non fa in tempo a penetrare all'interno. Quindi si forma la cosiddetta crosta di fusione, che è una crosta, diciamo, di vetro, di roccia vetrificata, che ha uno spessore dell'ordine del millimetro. Chiaramente più gli oggetti sono di grosse dimensioni, più penetrano verso riescono a penetrare l'atmosfera con danni sempre inferiori. Un oggetto di un chilometro l'atmosfera non la vede, in pratica viene un po' sbruciacchiato in superficie, ma arriva a terra sano, praticamente sano. E qui vediamo una serie di superbolidi, e questo è uno molto fresco che si è verificato lo scorso 18 maggio. Volevo farlo partire, ecco, questo qui. Questo è stato ripreso da una televisione portoghese, anzi brasiliana, quindi è in portoghese. Qui vedevo diversi filmati di gente che era lì, che è riuscita a riprendere questo evento, che è durato circa 11 secondi. L'oggetto è arrivato alla velocità di 42 km al secondo, una massa stimata di 630 kg prima di entrare in atmosfera, diametro di poco inferiore a un metro, densità bassa, 1,6 grammi. Le rocce normali hanno una densità intorno ai 3,5 grammi al centimetro cubo. E qui vedete la traiettoria, arrivava da questa direzione, e ciò che è rimasto è finito in mare, purtroppo. È un evento che ha sviluppato un'energia abbastanza elevata, come avete visto in quel grafico in cui erano rappresentate tutte le esplosioni osservate dai satelliti della difesa americana. Dov'è questo? No, c'era qualcos'altro prima. Ecco, e questo qui è un bolide che fu osservato nel 92 nella costa est degli Stati Uniti, e a terra arrivò qualcosa che vediamo qua, questa meteorite, dove si vede chiaramente la crosta di fusione di cui parlavo prima. Vedete, l'interno ha un colore grigio chiaro, una crosta molto sottile, ripeto, circa un millimetro di spessore, che ha colpito questa macchina di una signora che si è arricchita sia vendendo la meteorite, sia vendendo la macchina, che adesso è in un museo. E invece questa signora è andata un po' peggio, in quanto è stata colpita da questa meteorite, di striscio, per fortuna, una meteorite che vediamo qua, di circa 5,5 kg, eccola qua, che ha bucato il soffitto e poi ha colpito la signora. E invece la meteorite di Torino cadde a Torino, appunto nella periferia ovest di Torino, il 18 maggio dell'88, allora circa appunto alle 14, altri frammenti furono trovati nelle zone circostanti, e andò a colpire anche qui si vede bene la crosta di fusione, andò a colpire la parete esterna di un capannone dell'allora Air Italia, dove stavano assemblando il satellite astronomico Hipparcos. Era un segno del cielo, si vede.
E appunto cadde mentre durante un temporale, quando appunto gli operai e gli impiegati stavano rientrando dalla pausa pranzo. Qui siamo in Uruguay nel settembre 2015, dove una meteorite ha bucato il tetto, ha colpito lo schermo di questo, il monitor di questo televisore e poi questo letto, e questa è la meteorite. Qui vediamo queste fossette che abbiamo visto anche nella meteorite metallica conservata al Museo Geologico di Mosca, che sono le cosiddette remaglipte, che sono in pratica causate dall'ablazione che l'oggetto subisce attraversando l'atmosfera. Qui 2023, solito tetto sfondato che ha danneggiato anche il parquet, una meteorite di circa un chilogrammo. E questa è una cosa recentissima, gennaio 2024, quando a circa 40 chilometri a ovest di Berlino si è stato osservato questo bolide, e poi è stato trovato nei campi questi meteoriti. Ecco, la caratteristica di questo evento è che l'oggetto che ha impattato con la Terra fu scoperto la notte precedente, fu calcolata l'orbita e fu calcolata l'ora e il luogo in cui sarebbe caduto l'oggetto. Questi signori hanno trovato questi meteoriti particolari, si chiamano ubriti, provengono molto probabilmente da Vesta, sono acondriti, e qui vedete il prezzo a cui sono state messe in vendita poco dopo: 18.000 euro, 9,6 grammi. In totale sono stati raccolti circa poco meno di un chilogrammo. Maledizione, non riesco a... E parliamo di Prisma. Il progetto Prisma è un'idea che mi venne era lontano 2016, l'idea era quella appunto di realizzare una rete di telecamere come questa. Non è un telescopio, è una telecamera grande quanto una lattina di birra da mezzo litro, tanto per darvi un'idea, che al cui interno c'è una fotocamera protetta da questa cupoletta che osserva il cielo a 180 gradi, all sky, osserva tutto il cielo. Effettua 30 fotogrammi al secondo di continuo del cielo, appunto, e ogni 10 minuti effettua un'esposizione più lunga di 5 secondi che permette di riprendere le stelle, che serviranno poi da riferimento per misurare la posizione delle, chiamiamole, stelle cadenti molto luminose che la telecamera osserva. Osserva continuamente il cielo, e quando vede che c'è qualcosa di diverso dalla immagine precedente la archivia e la manda al server centrale per le analisi. E così dire, appunto, dalla telecamera, lo Sky, da un piccolo computer di controllo e da un switch dove vengono connessi vari cavi. È alimentata via Ethernet, quindi non ci sono prese elettriche che l'alimentano. E il progetto appunto iniziò negli inizi 2017 e a tutt'oggi abbiamo più di 60 camere operative e una ventina che sono in fase di installazione. In pratica tutto il territorio nazionale, a parte diversi buchi, qui ce n'è qualcuno da queste parti, e si spera che entro un paio di anni la rete sia completa. In teoria le camere dovrebbero essere distanti circa 80 km, ma più ce ne sono meglio è, in quanto la ridondanza è importante, perché alcune possono non funzionare, oppure in una zona è nuvoloso, quindi non è possibile osservare il cielo. E poi più camere osservano l'evento,
più i calcoli sono precisi, e questo è molto importante in Italia, dove non siamo nel deserto del Sahara, dove qualsiasi cosa scura è probabile che sia una meteorite, ma siamo in una zona piena di campi, boschi e foreste, quindi riuscire a delimitare l'area di possibili cadute meteoritiche con molta precisione è importante. Scopo del progetto qual è? Appunto osservare con almeno due camere come funzionano. Si verifica un bolide, cioè una meteora molto brillante, e questo viene osservato da almeno due camere, possiamo determinare la traiettoria. Quando noi vediamo una stella cadente, noi la vediamo proiettata sullo sfondo, quindi non sappiamo qual è l'orientamento della traiettoria. Se invece riusciamo a osservarla con almeno due camere, ma come dicevo più ce ne sono meglio è, allora è possibile determinare con precisione la traiettoria, l'orbita del progenitore di questo evento, quindi sapere da dove arriva, e poi delimitare l'area di caduta di eventuali meteoriti. Il problema nasce quando la meteora si spegne, quando inizia il cosiddetto volo buio, cioè l'oggetto comincia a scendere in caduta libera e quindi è soggetto all'azione dei venti. Quindi è importante conoscere qual è la velocità della reazione dei venti nella zona di probabile caduta. Per quello abbiamo un collaboratore che è l'ex Epsos Computer, quello che faceva le previsioni meteorologiche sulle reti canale 5, rete 4 e così via, che in caso di evento ci fornisce dati meteorologici a quell'ora in quella zona, che ci permettono appunto di modificare la traiettoria nominale e quindi precisare, calcolare con più precisione l'area di caduta di eventuali meteoriti. E abbiamo avuto due successi interessanti. Ahia. Il primo, il capodanno del 2020, quando 8 camere della rete Prisma osservarono un bolide che proveniva da sud-ovest e riuscimmo a calcolare l'orbita, che vediamo qui all'afelio nella fascia degli asteroidi, il perielio coincide con l'orbita terrestre, e quindi quel giorno lì l'oggetto si trovò a impattare sulla Terra. Due frammenti trovati, questa è l'area che abbiamo calcolato di probabile caduta di meteoriti, e questo è il punto in cui le meteoriti furono trovate. Qui siamo vicino a Carpi, nella zona del Modenese, e la cosa fu trovata da questa cagnetta, la Pimpa. Questo signore era spasso sul bordo del fiume Secchia con questa cagnolina, la quale fu attratta da frammento più piccolo che avete visto, quel sassolino piccolo che avrà un diametro di 2 centimetri, non di più, e il padrone si avvicinò e vide che c'era vicino un altro sasso simile più grosso. E siccome noi avevamo, questo è successo 3 giorni dopo l'osservazione, siccome noi avevamo diramato ai media locali la possibilità che in quella zona sarebbero cadute dei meteoriti, e allora lui aveva saputo di questa possibilità, ci mandò un'email dicendo: la mia cagnetta ha trovato questo sassolino, può essere una meteorite. Era una meteorite. Chiaramente poi l'abbiamo analizzata e abbiamo pubblicato anche diversi articoli sulle riviste specializzate. Un altro evento di successo è stata la meteorite Matera. Questo il giorno la sera di San Valentino dell'anno scorso, dove 3 camere della... Qui vediamo forse il filmato del bolide.
riusciamo a calcolare l'area di caduta di eventuali meteoriti in questa zona, la periferia nord-est di Matera. E infatti il giorno dopo ci telefonarono dei signori dicendo: beh, sul mio terrazzo ho trovato un mucchio di sassolini e in più un pannello fotovoltaico è stato rotto da un sasso. E questi sassi non è altro che meteoriti. Una delle piastrelle è stata anche danneggiata dall'impatto. Ecco qua il buchetto della piastrella, questo è il pannello fotovoltaico rotto da questa meteorite. Questi sono i frammenti raccolti, anche qui vediamo bene in questo caso la crosta di fusione. Anche qui appunto abbiamo analizzato i campioni, adesso gli articoli sono in fase di pubblicazione. Io avrei finito, avrei altre cose da raccontarvi, ma non so se ne avete voglia, ecco, perché ormai quanto è già più di un'ora che si parla. Ah, poi c'è lui che deve parlare, scusa. No, va bene. Questo è quanto. Sì, facciamo le domande dopo. C'è qualcuno che ha domande prima, diciamo, che prenda la parola, professor Fiammiani? Qui c'è da avere una domanda. Riguardo alla fascia di Gubbio, che si chiama fascia di Kuiper, quella di Gubbio. Lo strato di Gubbio. Ok. Tanto dopo ne parla. Tanto di quello parliamo. Ah, ok. Dopo si parla solo del limite KT, capo switch. Ok. è stato semplice. Altre domande? Ok, allora passiamo la parola al professor Fiammiani, che ci parlerà del limite KPG. Buonasera a tutti e grazie al professor Di Martino per questo bellissimo viaggio, non solo in giro per il mondo ma anche in Italia, e soprattutto con tutti questi eventi che ci hanno lasciato il segno. Ovviamente dal punto di vista geologico, io a Federico Fiammiani sono, oltre che a fare il docente a scuola, sono anche come formazione un geologo e mi occupo anche del Museo Vulcanologico di San Venanzo e della mostra paleontologica che sta qui proprio alla sede del Parco del Monte Subasio. E di che cosa parleremo? Parleremo brevemente di quello che c'è nelle rocce del nostro Appennino e che è dovuto a quello che è successo in particolare 65 milioni di anni fa. Innanzitutto dobbiamo inquadrare qual è la zona e la fascia che andremo a vedere, che è quella dell'Appennino Umbro-Marchigiano. Qui vedete quelli che sono i limiti geologici messi da quelle che sono appunto le connotazioni delle rocce delle serie stratigrafiche fra quella che è la Valmarecchia a nord e l'Ancona Anzio nella parte meridionale. Tutto quello che è in mezzo viene appunto definito come Appennino Umbro Marchigiano. Allora, che cosa abbiamo in Appennino Umbro Marchigiano? Ci abbiamo una serie di strati che si sono formati in un ambiente di tipo marino.
che quindi tutto quello che è successo e che è caduto sul fondo fondamentalmente si è conservato. Prima il professor Di Martino ha giustamente detto: tutto quello che è solido è conservativo, è giusto, perché quello che è liquido e gassoso non conserva nulla praticamente, invece quello che i materiali solidi lasciano la memoria, i segni. Il professor Di Martino ha detto giustamente: nelle zone cratoniche, cioè nelle zone più stabili dal punto di vista geologico, cioè lontano dai bordi delle placche tettoniche in cui è divisa il nostro pianeta, abbiamo le morfologie dovute a questi impatti. Anche le rocce che si sono formate sui fondali marini possono registrare tutto quello che è successo sul nostro pianeta. In particolare qui nell'Appennino Marchigiano, una cinquantina d'anni fa, grazie a un geologo americano che è Walter Alvarez, attualmente ultraottantenne, dovrebbe tornare l'ultima prossimamente a mesi qui in Italia, e si è dovuto quello che è praticamente una delle tante ipotesi sulla scomparsa dei dinosauri, che poi ha portato alla scoperta del cratere di nome Maya Chicxulub, detto in spagnolo. Poi dopo c'è la pronuncia inglese che è conosciuta a livello mondiale, ma dovremmo mantenere i nomi su quello che appunto viene detto. Come l'Appennino Umbro Marchigiano, la Gola del Bottaccione, è stata riconosciuta ormai un anno come uno dei 100 siti a livello mondiale più importanti. Perché? Che cosa ha fatto Walter Alvarez? In realtà non era Gubbio, stava ad Assisi negli anni 70. Era ad Assisi perché comunque sia lui e sua moglie erano devoti a San Francesco. Hanno passato diverse settimane qui nel territorio e sono capitati quasi per caso in quella che era Gubbio, bella città medievale, se la sono visitata, e hanno visto che c'erano delle bellissime esposizioni rocciose, che era la stessa roccia che, guarda caso, lui aveva indagato parlando anche con i cavatori qua delle vecchie cave che erano praticamente dietro alla rocca, sotto la rocca, lungo la strada che va verso il cimitero. Tra l'altro lui nelle sue pubblicazioni li ringrazia, i cavatori che gli avevano permesso di accedere e di osservare queste serie stratigrafiche di quella che i geologi chiamano scaglia rossa, per l'appunto, che è una roccia che si è formata su un fondale marino come tutta la serie Umbro Marchigiana. Tutto questo che vedete qui sono rocce prevalentemente calcaree di origine marina. Abbiamo ogni tanto qualche intervallo dove c'è del rapporto di argilla, ma fondamentalmente è dovuto a condizioni particolari per quei periodi, e poi c'è un'inversione di tendenza proprio a partire da circa 40 milioni d'anni fa, dove è iniziata l'orogenesi alpina e poi è iniziata la fase appenninica, e questo è testimoniato in queste ultime rocce, che sono quelle più giovani del nostro territorio. Eccole, per l'appunto, quelle più tra tutte le diverse rocce che vengono catalogate in formazioni rocciose, sono 18, ci ho messo quelle principali della serie Umbro Marchigiana, che abbiamo su tutti gli affioramenti del subacido, questi poi tra l'altro che c'è sta qui sopra. Questo è il calcare massiccio, che per chi lo riconosce è Sassaguzzo, praticamente qui sopra l'abbazia di San Benedetto. Questa è la roccia più vecchia che abbiamo sul subacido, ma è anche la più vecchia che c'è in Appennino Umbro Marchigiano in superficie. Dopo le altre sono state raggiunte in perforazioni. Prima giustamente Chicxulub è stato scoperto grazie alle indagini petrolifere, e qui l'AGIP negli anni 70 ci ha sforazzato tutto l'Appennino per cercare idrocarburi. Per fortuna ha solo scoperto quello che c'era al di sotto delle rocce più vecchie che avevamo in superficie. Per quello che riguarda appunto il calcare massiccio, è una roccia di 200 milioni di anni fa. Se riporta bene, certo, da una zone tipo atolli corallini che avevamo in quel periodo,
fino ad arrivare al paesaggio aderno, non solo di tempo nel passato, ma ne sono successi anche tanti di eventi. Il principale qual è? È quello che ovviamente ha preso tutta questa pila di strati che si è formata su un fondale marino e l'ha sollevata e ha dato praticamente il nostro Appennino. E come vedete qui, bene o male, gli strati nel versante occidentale del Monte Subasio sono orizzontali, ma come ci spostiamo, andiamo nelle zone della vetta oppure nelle zone praticamente orientali, gli strati mostrano chiaramente che la spinta che hanno subito si sono quasi verticalizzati, se non addirittura ribaltati sui versanti orientali, fino a che arriviamo praticamente alla roccia più giovane di tutte, che è la Marnosa Arenacea, che è quella che c'è praticamente dove il gruppo astrofili ha anche l'osservatorio di Porziano, che è la più giovane dal punto di vista sedimentario. Sono delle rocce marnose e delle arenarie. Allora, che succede? Se andiamo a vedere la scala dei tempi geologici, all'interno di quella che era la formazione della Scaglia Rossa, questa serie di strati calcarei ha un'età compresa fra i 85-90 milioni di anni fa fino a 40 circa. Dopo dipende da zona a zona, c'è una leggerissima discrepanza di pochi milioni di anni che a noi ci cambiano veramente poco. Però che cosa c'è all'interno di questa serie di strati? C'è quello che non conosciuto dagli anni 60 è praticamente il limite tra l'era secondaria e l'era terziaria, chiamato in precedenza KT, adesso lo chiamano KPG, essenzialmente quelle sigle lì sono scientifiche, sarebbe il limite tra il Cretaceo, che è l'ultimo periodo dell'era secondaria, e il Paleogene, che è l'inizio dell'era terziaria, che è proprio quando risale il cratere di Chicxulub e anche una delle cosiddette Big Five, cioè una delle cinque grandi estinzioni di massa. Allora, cosa ci abbiamo? Ci abbiamo questo limite che è presente ed è conosciuto in diverse centinaia di zone del nostro Appennino. Negli anni 60 se ne conoscevano 20, è stato individuato, studiato, catalogato. Qui avete il Monte Conero, è diventato anche geosito per quel posto, il Parco del Conero ha fatto una bellissima serie di pannelli esplicativi. Poi abbiamo in Valnerina, lungo la statale che scende verso da Scheggino verso la Cascata delle Marmore, ce l'abbiamo ovviamente alla Gola del Bottaccione. Questo è il livello dove Alvarez venne e continua anche a venire per approfondire ulteriormente gli studi. Poi abbiamo anche la Gola della Contessa, che è quella, la valle parallela alla Gola del Bottaccione, tutta un'altra serie di località. La numero 14 è praticamente qua vicino e tra poco ce ne parliamo. Comunque, la Gola del Bottaccione, cosa è stato fatto nella Gola del Bottaccione? Oltre a cercare quelli che erano le forme di vita dei microfossili, dei foraminiferi, Alvarez nei suoi tanti viaggi qui in Italia cercò anche di fare quello che era il paleomagnetismo, cioè che cosa? Ogni strato roccioso conteneva delle piccole percentuali di minerali ferrosi che registravano quello che era il campo magnetico terrestre di quel periodo. E quale miglior posto? Quello come la Gola del Bottaccione, che praticamente per diverse centinaia di metri è continua, non c'è copertura vegetale, non c'aveva disturbi di faglie o quant'altro. Quale miglior posto? Perfetto, iniziarono a fare quelli che erano i campionamenti con tutti i sondaggi che sembrano praticamente che si sia cariata tutta la roccia, erano tutti fori che venivano fatti proprio per questa tipologia di analisi. Ma ovviamente Alvarez non si accontentò solo di datare le rocce e di fare una correlazione con il paleomagnetismo, a lui interessava capire ma quanto tempo ci mette a formarsi uno strato di roccia. Cercò allora di capirlo con che cosa? Con quello che era, siccome era un ambiente marino, tutto quello che veniva anche dallo spazio e andava a finire nelle masse
d'acqua che occupavano insomma i mari ed oceani, cercò quello che era le concentrazioni di questi elementi che potevano provenire dallo spazio. E parlando poi con il padre, che era un astrofisico, iniziarono a cercare le tracce di quelle che era appunto un elemento che è raro sulla crosta terrestre. In profondità ce l'abbiamo, come diceva giustamente il professor Di Martino, e tra l'altro in situazioni in cui abbiamo fortissima attività vulcanica nella storia della geologica del nostro pianeta succede che questo elemento comunque con le eruzioni vulcaniche è stato anche portato in superficie. Però qui, eccole, col padre appunto, questo è l'affioramento lì del Bottaccione. Quando loro lo studiavano, primi anni 80 e oggi, vedete che non è quella è erosione antropica, non è erosione naturale, perché quello è uno straterello di a malapena un centimetro, in cui ci sono venuti da tutto il mondo per campionarlo, perché cosa cercavano? Cercavano le prove che avevano trovato poi anche loro, e che era questa anomalia dell'iridio. Ma vedete che l'iridio c'è comunque, quello che vi dicevo, lui cercava di capire, grazie a questo materiale, questo pulviscolo che dallo spazio ci cade sulla Terra e andava a finire sui fondali marini, c'è il segnale di fondo, cioè la quantità più o meno nella media è sempre quella. Quindi lui che cosa cercava di fare? Di capire qual era il tempo con cui si formavano questi strati, un'altra metodologia di datazione delle rocce. Bene, però, e lui si trova di fronte a questa anomalia elevatissima di questo elemento. Cosa succede? Iniziano a cercarlo in giro per il mondo e viene anche qui l'Assisi e lo trova. Guardate la descrizione dell'affioramento, come facevano negli anni 60, davano praticamente le coordinate non GPS, ma praticamente la descrizione è tale, addirittura anche con i metri lungo le vecchie statali, perché le scarpate statali sono un'ottima esposizione stradale. Sempre dal lavoro della Premoli Silva, anche qui lui torna, campiona, ci sono ancora i segni di questi fori, ci sono, per cercare che cosa? Queste, che sono appunto, come si diceva prima, queste microsfere da impatto. E quante ne hanno trovate? Tenete conto che questa è una fotografia che mi ha passato un docente dell'Università di Urbino, che l'ha cercato in giro per l'Appennino in 40 anni di ricerche, ha trovato quelli. Cioè, quindi pensate la concentrazione quant'è bassa. Ma perché ovviamente? Perché ci troviamo, se andiamo a vedere il nostro pianeta, anche come era la paleogeografia in quel periodo, in una posizione piuttosto distante da quello che è la zona d'impatto. Comunque questo materiale è ricaduto sull'intero pianeta, non solo come tectiti, ma anche come minerali che avevano subito lo stress da forte pressione, come è stato detto prima, giustamente, che sono presenti anche all'interno delle rocce sedimentari di origine marina. Quindi vuol dire che questo materiale è stato sparato in aria nell'atmosfera ed è ricaduto poi su tutta la Terra. Ecco, tanto per capirci, il Bottaccione è qui, e il catene d'impatto individuato è qua. Poi dopo, in questa cartina che è di un geologo americano che è scotese, che si è divertito a fare tutte le cartine geografiche, paleogeografiche, cioè la geografia del nostro pianeta nel passato, ci sono anche quelli che sono chiamati appunto i trappi del Deccan. Che cosa sono? Proprio pochi milioni di anni prima dell'impatto di questo asteroide, che aveva appunto una dimensione intorno ai 10 km come diametro, se vi affacciate e guardate la parte opposta della valle della valle Umbra di questo settore, più o meno vi rendete conto, tra Assisi e Bettona sono circa 15 km in linea d'aria, quindi avete la dimensione di quello che era il diametro di questo asteroide, non era piccolo per l'appunto. Che è successo? Pochi milioni di anni prima di questo impatto ci sono state per circa 3 milioni di anni
un'intensa attività magmatica dovuta molto probabilmente a quello che era un punto caldo, cioè una zona dove c'era una camera magmatica che si era originata nel mantello terrestre molto profonda e che ha dato chilometri e chilometri quadrati di superficie, ma non solo di superficie, anche di spessori. Qui in India le serie stratigrafiche sono di circa 2 chilometri e mezzo di colate. Quindi un arricchimento dell'iridio nell'atmosfera potrebbe essere dovuto, e che poi è ricaduto ovviamente sui fondali marini, anche a questa intensissima attività magmatica. Infatti avete visto che la curva sulla diapositiva precedente non era proprio un picco netto, ma aveva praticamente una curva che amplificava la concentrazione in maniera graduale. E questo ovviamente è uno dei motivi per cui a livello di ricerca, i ricercatori che si occupano appunto di fare la biostratigrafia con questi eventi giustamente dicono non è solo una causa, ce ne sono tante di concause che possono portare a quelle che sono le grandi estinzioni di massa del passato. Estinzioni di massa che dopo la fantasia, grazie anche a quello che sono stati i dinosauri grazie a Spielberg con tutti i film che ne sono dovute da Jurassic Park in poi, è ovviamente su questo asteroide che ha estinto i dinosauri. Qui anche c'è un'immagine molto fantasiosa perché un oggetto che brucia in giro per lo spazio è un po' difficile comunque, vabbè, a parte tutto, che ovviamente ha dato l'estinzione di questi grossi rettili, ma non solo loro, nel senso che vedremo nel dettaglio poi quali sono praticamente quelle le grandi estinzioni di massa, che è vero che coincidono con la caduta di grossi asteroidi, ma in particolare la più grande di tutte, questa qui, alla fine del Permiano, inizio del Triassico, coincide anche con un'intensissima attività vulcanica che si è avuta praticamente in quella che è la zona tra la Cina e la Russia. Stesso discorso per quello che è il limite tra il Triassico e il Giurassico. Cioè questi limiti, i paleontologi che studiano, e i stratigrafi in particolare, che studiano le serie stratigrafiche, quando è che li mettono? Non è che oggi decidono una cosa e poi domani un'altra, cercano di metterli quando ci sono dei cambi dell'insieme dei fossili che trovano, in maniera tale almeno da avere una scala di correlazione di eventi tra i diversi fossili che trovano che sia omogenea su tutto il nostro pianeta. E guarda caso, quando c'è un'intensa attività magmatica dovuta a queste situazioni, poi coincide anche con eventi catastrofici come quelli che abbiamo visto prima. Dalla serie è il piove sul bagnato, per l'appunto. E questa è la situazione che ci avevamo nel Permiano Triassico. L'Italia stava qua, vedete, a latitudini decisamente più esotiche, e il cratere di impatto, come è stato detto prima, doveva essere posizionato in questa zona qui. Questa è la situazione alla fine dell'era secondaria. Comunque sia, la nostra area risentiva di mari e oceani, quello che era la Tetide, che attualmente il residuo della Tetide è quello che è l'est Mediterraneo e lo Ionio, praticamente il residuo della Tetide, eccolo qui, che ancora lo si riesce a vedere. Tra l'altro, giustamente come si diceva prima, le zone cratoniche, vale a dire l'Africa, l'Eurasia, il Nord America, sono quelli che conservano appunto le tracce di impatto. Perché? Perché qualsiasi cosa che va a finire in mare, e poi ci sono le zone di subduzione dove la crosta oceanica praticamente si distrugge, e la crosta oceanica più vecchia che c'è sul nostro pianeta è proprio i resti della Tetide, sono questi qui, che è datata tra i 230 e 250 milioni di anni. Quindi sui fondi oceanici, quello che è successo prima, non possiamo praticamente saperlo. Lo sappiamo se quei materiali sono stati poi presi e sollevati a formare quelle che erano e che sono tuttora magari delle catene montuose. Ecco quello che possiamo fare. E appunto,
eruzioni vulcaniche. Questa è un'immagine islandese dell'altro giorno, perché attualmente in Islanda in questi giorni abbiamo una fortissima attività parossistica di una zona che è a sud della capitale. E quindi ecco, 65 milioni di anni fa, la grande estinzione di massa che porta alla scomparsa di quelli che sono i grandi rettili marini, ittiosauri, plesiosauri e mosasauri, i rettili volanti, ovvero i pterosauri. Però vedete che la linea dei dinosauri in realtà qui si ramifica e come evoluzione dall'Archaeopteryx, per appunto quello che è uno dei fossili più importanti nel record geologico, si ha l'evoluzione di quelli che sono gli uccelli. Quindi dire che i dinosauri sono estinti, io ci metterei un bel ni, perché ovviamente da quelli che erano i dinosauri aviani derivano poi quelli che sono attualmente gli uccelli. E i mammiferi che già c'erano, ovviamente si sono ritrovati le condizioni ideali, cioè questi enormi rettili, non solo i dinosauri ma appunto ma anche i rettili marini e i rettili volanti, si sono estinti. E poi veniamo a, qui ho semplicemente messo quello preso da un libro, che questa la voglio raccontare come cosa, perché a volte i libri sono un patrimonio che va anche perso, a volte uno va a cercare in rete, trova di tutto. Bene, pensate al Museo Vulcanologico, dove abbiamo questi pochi comunque sia meteoriti che sono stati acquisiti con un progetto, perché comunque sì, parliamo di vulcani ma parliamo anche di pianeta Terra, cerchiamo anche di capire come è strutturato il nostro pianeta e, come si diceva prima appunto dal professor Di Martino, cioè il materiale che somiglia di più a quello che avremo nel nucleo ce l'abbiamo grazie a qualche meteorite che ci cade appunto sul nostro pianeta. E abbiamo anche una biblioteca dei libri salvati. Bene, tra quelli ho trovato libri salvati, perché avrebbero fatto una brutta fine, sarebbero andati al macero. Ho trovato il libro del 99 di Albino Carbognani, e che è tematico proprio sui meteoriti. Questa è la classificazione presa proprio dal libro, e si rivede praticamente una parte di quelli che abbiamo lì in esposizione. Tra queste abbiamo anche delle tectiti, e ovviamente qui c'è un'animazione che fa vedere quello che è l'origine appunto di un cratere da impatto, ma l'abbiamo visto praticamente prima, l'abbiamo visto. E, è un'animazione che dà appunto il rilievo centrale, poi tutte le diverse strutture con quelle che sono appunto le tectiti, che sono questi oggetti lanciati e che ricadono anche a notevole distanza. Basta pensare alle Moldaviti, dalla Germania alla Moldavia ci abbiamo migliaia di chilometri, insomma. E sì, e poi un piccolo excursus su una documentazione importante, perché in rete trovate anche il racconto dei contadini che si sono visti cadere alle 7 di mattina sui campi a sud di Tor d'Andrea. Praticamente ho superato Tor d'Andrea andando verso passaggio Cerreto dei Passaggio di Bettona sulla destra, e i terreni erano praticamente di questi contadini che, ovviamente, si vedono questa cosa, danno il materiale a quello che era Giuseppe Bellucci, che era un noto storico naturalista di fine 800, a cui si deve anche la collezione di amuleti che sta al Museo Archeologico Nazionale dell'Umbria. Lui prende questo campione, gli arriva e lo invia a degli studiosi. Attualmente dove sta? Il pezzo più grande sta al British Museum a Londra, e ce l'avete praticamente qui fotografato nella pubblicazione della Levi Donati, che è una ricercatrice di scienze naturali dell'Università di Perugia, che ha fatto proprio una pubblicazione su quello che è il meteorite di Tor d'Andrea. Altri campioni sono sparsi per i musei di storia naturale italiani, tra Parma, Reggio Emilia, Bologna, e il pezzo più grande ce l'hanno a Milano, non esposto. Devo fare sta critica, purtroppo. E io vi ringrazio, spero di non aver fatto insomma troppe carne al fuoco, perché ne abbiamo viste tante insomma di informazioni.
e grazie per l'attenzione. Sì, adesso in attesa che... Ok, perfetto. Se ci sono domande, ringraziamo Federico e chiediamo se ci sono domande. Una domanda. Le meteoriti sono radioattive? No. Le meteoriti non sono radioattive. Sì, adesso c'è una domanda. Diciamo, per gentile connessione, diciamo, abbiamo qui un campione di meteoriti che potete ovviamente vedere per capire, ecco, anche l'effetto che diceva prima il professor Di Martino della fusione in superficie. Vi potete avvicinare, che non è che esplodono, non sono radioattivi.